E nello stesso consiglio, dove delle cose predette si trattò, fu ordinato che si pubblicasse e intimasse la fiera d'ogni santi, libera, immune d'ogni grannezza, per 15 giorni innanzi e 15 dopo, e che fosse lecito ad ognuno di venirvi, nonostante le rappresaglie che v'erano qualcune città vicine. Anche se la fiera di Ognissanti trae origine dalla storia più antica di Perugia ed era già descritta come una consuetudine negli annali del 1260, per ogni perugino la fiera dei morti affonda le radici nell'infanzia e nei ricordi di bambino. Il cartoccio fumante di caldarroste tra le dita intirizzite di quando novembre era novembre, il profumo di zucchero filato e croccante nell'aria, le bancarelle affollate, traboccanti di colori, sapori e tentazioni. Ognuno di noi conserva un desiderio, un odore, un'immagine della fiera, personali, particolari, che però nel tempo sono diventati un rito collettivo. Quella tradizione condivisa, quell'appuntamento atteso, che in barba agli acquisti online, ci restituisce una gioia infantile e genuina. Quest'anno la fiera non si farà, ma noi l'aspetteremo con la trepidante pazienza per le cose belle che prima o poi ritornano.